Non dormivo più, vivevo in uno stato di soggezione permanente per i suoi comportamenti prevaricatori e violenti nei miei confronti. La mia vita era diventata un inferno. Angelo Girolamo, il 44enne autotrasportatore di Gruttaminarda, ha spiegato così al GIP del Tribunale di Benevento, Maria Di Carlo, i motivi che l'hanno spinto sabato sera, in pieno centro, in presenza di centinaia di persone, a sparare e ad uccidere Ivan Kansedal, il 46enne ucraino, anche lui residente da tempo nel comune della Valle dell'Ufita. Nel carcere di Ariano Irpino, Girolamo ha accettato di parlare, in presenza del difensore Giuseppe Romano, con il magistrato durante l'udienza che ha convalidato il suo arresto. 30 minuti nel corso dei quali Girolamo ha ripercorso anche l'ultimo litigio avvenuto in una sala giochi. È stata quella l'occasione che avrebbe fatto scattare definitivamente la molla dell'omicidio. Non ci sarebbero altri motivi, denaro o donne contese, come pure era trapelato nelle ore immediatamente successive a spingere Girolamo ad affrontare definitivamente e una volta per tutte Ivan. La vittima, dopo la separazione dalla moglie, trasferitasi a Modena con il figlio quindicenne, viveva con la nuova compagna nel centro di Gruttaminarda e lavorava presso la casa di riposo Padre Pio. Venerdì è stata fissata dal magistrato l'autopsia. Sarebbero stati almeno quattro i colpi di pistola esplosi da Girolamo, due dei quali hanno raggiunto organi vitali. I tentativi di rianimarlo risultarono inutili. L'uomo morì durante il trasporto in ospedale ad Ariano Irpino.